Ben ritrovato! Sei stato presente ieri alle tue azioni chiedendoti se le fai per dovere o per piacere? Spero di sì, così avrai iniziato a dare alla tua mente una nuova domanda. Purtroppo il potere delle domande non è sempre compreso molto bene. Sapete come definisco io le domande? Le chiamo il nostro superpotere. Sarebbe davvero bello che iniziasse a comprendere questo aspetto indispensabile. Se ci pensate, nel Vangelo di Luca, al capitolo 11, si riportano le parole: "Ebbene, io vi dico, chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, e chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto." Anche la manifestazione alla fine è un chiedere, e se vogliamo manifestare davvero chi sono e allinearmi alla mia versione migliore, devo iniziare a farmi domande potenti. Le domande di potere sono quelle che ti aiutano ad essere la tua miglior versione, ad allinearti con chi sei veramente. Già, ma chi sei? Adesso che hai compreso determinate dinamiche, comprendi perché il primo passo da compiere per migliorare la propria vita è riprendere coscienza di chi siamo. Come possiamo pensare di essere soddisfatti se prima non sappiamo chi siamo e cosa soprattutto ci rende felici? Sarebbe un po' come cercare un tesoro sapendo che si trova sul pianeta Terra senza possedere una mappa. Un po' complesso. La maggior parte delle persone non solo non coltiva i propri interessi, ma non sa quali sono. E poi quando devono scrivere un desiderio e poi portarlo a manifestazione nella propria vita, rimangono sul generico. Scrivono: "Voglio la felicità", ma cosa significa per te essere felice? "Voglio l'amore", ma quale amore? L'amore di un cane? L'amore inteso come relazione? Essere amore perché sei connesso alla tua essenza divina? Magari poi arriva un biscottino della fortuna. Con su scritto: "Sei amato". E non ci rendiamo conto che la manifestazione del "voglio l'amore" si è manifestata attraverso quel biscottino. Assurdo, no? Ma perché non sappiamo? Come possiamo saperlo se sin da piccoli ci hanno insegnato a fare ciò che volevano gli altri e non ci hanno insegnato ad ascoltare noi stessi? Però non è mai troppo tardi per iniziare a vivere la vita che veramente vogliamo. E forse ora è arrivato il momento di farlo. E dato che è arrivato il momento, ti propongo due esercizi per permetterti di ritrovare l'equilibrio tra quello che vuoi essere e quello che gli altri vorrebbero che tu fossi. Attraverso questi due esercizi imparerai ad ascoltare te stesso e le tue emozioni, a capire quali sono le tue autentiche passioni e anche a trovare il giusto equilibrio tra logica e intuito per cambiare al meglio la tua vita. Se scegli di trasformare la tua vita, vai avanti a guardare questo video. Ma solo se lo scegli, altrimenti accontentati di ciò che hai ascoltato sino qua e chiudi questo video. Per trasformare la tua vita occorre fare il primo passo, sceglierlo, deciderlo. Se credi che solo qualcun altro può farlo per te, significa che ancora sei nella modalità di vittima e che sei schiavo delle programmazioni che ti sono state passate. Ma se scegli di divenire la vera versione di te, allora vai avanti. Sono certa che con molta probabilità ti stai aspettando di ricevere dei compiti da portare a termine e sei già pronto e carico per iniziare col primo esercizio, ma ti sorprenderò. Infatti, la prima cosa da fare per capire chi sei è fermarti. Non sottovalutare questo esercizio, perché la vita frenetica che stiamo sperimentando dimostra tutto il contrario. Riuscire a non fare, liberare la mente, respirare in modo consapevole, dedicarsi del tempo e trovare la giusta predisposizione emotiva per ascoltarsi senza fissare scopi concreti è un compito arduo per tutti. E questo esercizio non si limita a ridurre lo stress, anzi, molto di più. Si tratta di rientrare in contatto con noi stessi e rimetterci una volta per tutte in cima alla lista delle nostre priorità. Ricordare chi siamo non è una questione superflua, anzi, chi siamo è la base su cui poggia la costruzione della nostra felicità. Senza questa consapevolezza, accetta che dovrai accontentarti di ciò che la vita ti offre.
Per questo fermarsi anche solo per pochi minuti è uno sforzo all'inizio che vale la pena di fare. Ed ecco come iniziare. Allora, inizia così. Trova un posto familiare che può essere la tua camera, il divano, un prato, il giardino, una panchina di un parco. Scegli tu. L'importante è che il luogo che scegli ti faccia sentire a tuo agio. Una volta individuato il posto giusto, siediti in modo però composto e regale, con la schiena dritta, i piedi ben poggiati a terra e le mani sopra le gambe. Sentiti libero di tenere gli occhi aperti oppure chiusi, in base a ciò che per te è più naturale. Però è utile che tu ti senta completamente a tuo agio. E quando avrai questa posizione, non ti resta che provare a meditare. Anche solo restando in silenzio per qualche minuto e ascoltando la tua respirazione, portando l'attenzione sull'aria che entra e sull'aria che esce dal tuo corpo. Con il tempo imparerai a farlo ad un livello sempre più profondo. L'importante è non avere fretta né mettersi pressione fin da subito. È possibile che all'inizio ti sembrerà difficile. Avrai quasi l'impressione di perdere tempo. La tua mente ti porterà a pensieri di situazioni, di persone, ma tu torna con l'attenzione al respiro. Non lottare con i pensieri, semplicemente sposta l'attenzione alla respirazione e a come si muove il tuo corpo mentre l'aria entra e l'aria esce. Se ti rendi conto che stare fermo ti infastidisce, allora magari inizia facendolo passeggiando. Non giudicarti. Non esiste una ricetta giusta per tutti, ognuno deve trovare il metodo migliore per sé. Persevera finché non riuscirai a ritagliarti circa 20 minuti per meditare. In quei 20 minuti il tuo unico scopo sarà quello di fermarti, dimenticarti del fare e semplicemente essere. Non avere fretta e rispetta i tuoi tempi. Anche questo ti aiuterà a conoscerti e a capire passo dopo passo chi sei. Quando riesci a stare immobile per 20 minuti senza fare né pensare a nulla, che cosa cambia, dirai? Cambia molto. La meditazione ci mette in una predisposizione emotiva e mentale migliore per capire chi siamo. Esattamente ciò che inizieremo a fare con il prossimo esercizio che ti darò domani. Intanto ti auguro un felice giorno di preparazione a manifestare al meglio il tuo 2024. A domani!